Vediamo, cos'altro mi hanno detto? Ah, sì! A Piltover la squadra trovò un altro artefatto, che però venne rubato da un ladro dalla dubbia reputazione. Provò addirittura a venderlo a Zone, per guadagnarci! Ma non c'è onore tra i furfanti. La triste Yordel se ne impossessò, sperando di far sprofondare il mondo nell'ombra. E senza un mondo, non ci sarebbe nulla da rubare. Ed ecco perché un ladro giurò sul patto delle sentinelle. A Ishtal, la squadra si divise per esplorare la giungla. Un feroce cacciatore si unì alla causa e portò la sentinella seriosa in un antico tempio, dove un criminale senza amici propose uno scambio. Un artefatto in cambio della chiave per sconfiggere Viego. Una sentinella perduta a Shurima, capace di richiamare gli alleati dal regno dei morti. Indovina chi è? Nonostante le tante regole infrante, fu un buon affare. A Bilgewater, la squadra strinse un accordo con la capitana di una poderosa nave. Lei avrebbe ceduto un artefatto in cambio dell'aiuto delle sentinelle. Insieme affrontarono Viego, ma quando arrivò il momento di sferrare il colpo di grazia, la capitana traditrice cambiò fazione. Che malvagità! Dovettero affrontare la traditrice in rovina, aiutata da un assassino non morto. Beh, la squadra iniziò a essere disperata. Ma non per molto.